Firenze chiama Tokyo. Dalla piscina Nannini parte il lungo, tortuoso cammino del Sette Rosa verso i giochi olimpici. Con una nuova guida tecnica, Paolo Zizza, ex allenatore della sorprendente canottiera di Napoli e per 6 anni vice di Fabio Conti sulla panchina azzurra. Sì, c'è grande emozione, grande voglia di, chiaramente, di cominciare a giocare. Abbiamo fatto fino adesso 2 raduni collegiali da 3 giorni. Stiamo provando un po' di situazioni tattiche per essere pronti per affrontare una signora partita. Ogni volta che le si incontra sicuramente è importante per noi capire tante situazioni. Italia-Olanda, le campionesse d'Europa contro il Sette Rosa, tanto per gradire, perché la delusione, la rabbia per il 6° posto mondiale di Guangzhou sono ancora un ricordo vivo e doloroso. E noi ci si credeva tantissimo e io ancora ho in mente cosa ho provato alla partita dei quarti di finale quando ho sentito il fischio finale e ho detto basta, cioè adesso veramente bisogna solo che rialzarci 10 volte di più di tutti gli anni e far vedere la nostra voglia di vincere, di divertirsi, perché è un gioco ed è la cosa più importante. Quindi io credo nella mia squadra e sono positiva da oggi in poi fino a fine anno. È una ripartenza, quindi dobbiamo ripartire da zero, da capo, e bene, lo facciamo qui in casa, ma convinte, con un'altra testa, un'altra mentalità.